Oggi, 8 agosto 2014, inauguriamo la 30ª mostra del progetto Arte 52. Un tema di fondo filosofico, il mito della caverna di Platone, che ci conduce, quale chiave di lettura base, all'interpretazione di queste opere, come proprio una scoperta interiore in una visione quasi mistica di quello che è il messaggio dell'arte, l'arte che ci aiuta in un certo senso a vedere le cose da altri punti di vista che noi non conoscevamo. In questa mostra che ci propone Antonio Russo troviamo tante suggestioni, tanti rimandi all'arte. L'arte scultore, in un certo senso abbiamo qualche cosa che ci ricorda Rodin, qualche cosa Modigliani, molto c'è anche della scultura africana, in una mostra che è completamente fatta di sculture, è la prima mostra che ha solamente sculture. Io sono molto orgoglioso di questo perché è difficilissimo oggi, per problemi anche di budget, realizzare mostre di scultura, quindi ogni volta che c'è una mostra di scultura per noi del museo e per tutto lo staff è un piacere doppio, perché comporta anche uno sforzo doppio ma è anche un piacere doppio. Spero possa piacervi come le altre e vi invito a venire, grazie. È un piacere essere presente al 30° appuntamento d'arte nel nostro museo del Sacro della Rubia. Oggi la mia presenza qui è diversa dal solito, poiché non solo rappresento il CDA del Consorzio, ma sono anche qua in veste di assessore alla cultura di Villanova Forum. Non è superfluo ricordare chi per primo ha voluto tutto questo e ha pensato tutto questo nel 1982, ossia Giovanni Pugeddu, l'allora sindaco di Villanova Forum, appunto, e che nel 1987 inaugurò la sala mostre temporanea del Museo di Genere Maria. Sala mostre che ha visto diversi artisti nazionali e internazionali e che ha avuto sempre un occhio di riguardo anche per ciò che accadeva nella nostra regione. Molti di questi artisti che hanno esposto e che esporranno in Arte 52 sono stati i nostri ospiti. Una sorta di giardino di fiori locali. Antonio Russo è uno di questi fiori. Nel 2011 ho avuto il piacere di inaugurare la sua mostra che subito dopo ha avuto un grandissimo successo, tant'è che poi è esposto in diversi luoghi e una delle sue opere è arrivata anche a New York. Penso che uno dei compiti della politica sia quello di agevolare e di incentivare con tutti i mezzi, finché è possibile, i talenti locali. Questa tappa di Antonio Russo, la caverna di Platone, è una tappa importante sia per Antonio che per la nostra comunità, perché vede concretizzarsi la politica di sviluppo dei talenti locali. La mia collaborazione con Russo nasce così, per caso. Io l'artista lo incontro 2 anni fa, vedo la sua opera e rimango perplessa e incantata come un artista riesca a trasmettere l'anima sulla scultura. Adoro tanto la scultura perché io in primis sono un'artista pittorica e quindi è l'altra faccia di quello che è dell'artista pittorico. Il mito di Platone è un insieme molto complesso per ricavarne noi stessi interiormente all'anima il passaggio alla caverna. Entrare nella caverna con i prigionieri incatenati facendoci incantare, quindi sei in ombra. In ombra al buio. E dal buio tu devi uscire. È il passaggio della nostra vita, cioè di cui siamo molto negativi, poi a un certo punto c'è l'illuminazione, al ritorno alla luce. Quindi si esce. E si esce e entra in continuazione, dipende dai nostri stati d'animo, al mito della caverna. Credo che, nel vedere la prima scultura, che è proprio il mito di Platone, mi fa ricordare una certa assonanza ad Auguste Rodin. Mi fa ricordare una scultura di cui, tra l'altro, rimango perplessa perché lo scultore stesso non conosceva l'esistenza. E lì mi sembra quasi una cosa arcaica che uno scultore che non conosce un altro artista, un grande artista, riesca a fare qualcosa di molto assomigliante. Ci sono varie sculture in mostra, molto importanti, io faccio una piccola recensione, su ogni opera le do un titolo,
un pensiero filosofico, sempre che riporti il passaggio della caverna. Qui a fianco a me abbiamo l'impronta, che è una scultura lignea, dove c'è l'impronta, viene paragonata come il nostro Dio che mise il piede sopra l'isola della Sardegna, che anticamente si chiamava Sandalia. Narra la Bibbia che Dio punì il popolo perché aveva più dei, e sprofondò l'isola Sandalia, e poi ebbe pietà del popolo e la fece riemerse col suo piede. Da lì prende la forma di sandalo, la Sardegna, ecco perché è da lì Sandalia. Russo non è un cognome sardo, però tu vivi a Firenze da fuori da tanto tempo. 40 anni. E 40 anni sono arrivato perché ero fuori, una volta uscito dal liceo artistico di Siracusa, e papà, essendo che era un operaio, io volevo andare all'Accademia delle Belle Arti o a Roma, a Firenze. Papà giustamente mi disse: 5, 6, 7 anni non ti posso mantenere all'Accademia. Quindi di conseguenza all'epoca, a 22 anni, me ne andai fuori a lavorare. Sono andato a lavorare a San Francisco, sono andato a lavorare in Russia, altri 2 anni e 6 mesi in Egitto. Però cosa succede? In quei periodi che io andavo a lavorare per avere qualche soldino in tasca, nel tempo debito facevo, dipingevo e facevo qualche soldino anche lì. E niente, poi sono arrivato 40 anni fa in Sardegna, decisi di arrivare in Sardegna, di cui conobbi mia moglie, e mi sono creato la mia famiglia. Quindi 40 anni che vivo a Villanova Forno. Hai continuato quindi a sviluppare la tua arte, in particolare le sculture. Tu adesso stai facendo diverse mostre, devo dire che sono degli artisti che riesci anche a commercializzare e a vendere bene. Sì. Cioè, commercializzare nel senso che diciamo che da un paio d'anni a questa parte, effettivamente, dopo tutti i miei sacrifici fatti in 40 anni, sono 2-3 anni, diciamo che tanta gente mi sta chiedendo da fuori fare qualcosa, di cui quest'opera che vedete qui è già, mi è stata commissionata da un architetto americano, però che lavora in Germania da 6 anni nel suo studio. E questa, fra non molto, tra settembre dovremo andare a finire in Costa Azzurra, in una villetta di Costa Azzurra, commissionata. Per questa mostra hai scelto il mito della caverna di Platone. Sì. Allora, devo essere sincero. Io avevo fatto quella scultura dell'incatenato con Obi, perché questo lavoro qui mi ha portato avanti un mucchio di lavoro. Ci sono 1 anno e mezzo, 2 anni di lavoro in quella scultura lì. Con Obi, un amico, lo nomino anche, Franco Cucci, che quando ho visto l'opera mi ha detto: questo è il mito della caverna. Quindi la nominò lui come mito della caverna. Abbiamo visto assieme, con lui, la trama di Platone. Ed effettivamente gli ho detto: Franco, questo è un lavoro tuo. L'ho fatto io, però è tuo. E niente, alla fine l'abbiamo nominato il mito della caverna per quel motivo, perché lui riuscì, Franco Cucci, che è un poeta di Padillonis, riuscì a definire l'incatenato il mito della caverna. È quello che oggi presentiamo in tutta la personale di Antonio Russo. Dal punto di vista tecnico, la maggior parte delle tue opere sono in legno, ma con una lavorazione raffinatissima, una lucidatura, c'è grande tecnica nella... Allora, io ho sempre detto, l'artista che non è solo l'artista pittore o scultore, l'artista è chiunque: poeta, pittore, scultore, scrittore. Però ho definito alla fin fine che ogni artista ha 4 funzioni importanti, che sarebbero le mani, gli occhi, la mente e il cuore. Sarebbe a dire, le mani e gli occhi ti servono giustamente, perché ti servono per poter lavorare.
la mente, perché non credo che chiunque si metta a fare un qualcosa se non ha già delle idee di quello che deve fare, e il cuore, perché ci deve mettere anche il cuore e l'anima nei suoi lavori. Nel mio lavoro prescinde una cosa, che non ci sono attrezzi né elettrici né meccanici, nulla. I miei lavori nascono dallo scalpello col vetro, perché li vado a levigare dopo con lo scalpello, quando sono arrivato al punto io dico sì, sta bene così, col vetro. Tante volte mi sono tagliato le mani fin quando non sono riuscito a capire come tenere bene il vetro in mano, e poi con la carta vetro. La carta vetro che incominci con carta grossa, poi vai sempre a finire, che arrivi con l'opera a mo' di marmo liscia, come si vedono nei miei lavori. Quindi cosa succede? Che ogni lavoro, essendo che non si usano attrezzi meccanici ed elettrici, ogni lavoro ti richiede tanto, tanto, tanto sacrificio e tanto, tanto, tanto tempo. Si parla di mesi di lavoro, in alcuni addirittura anni di lavoro. Perché sono arrivato a un punto che non ho più le forze di una volta, quando ero più giovane, che li devi stare a scalpellare, a levigare e così via. Oggi come oggi, a 63 anni, devo staccare, e mi sono rimesso da 3 anni a questa parte a dipingere, proprio perché nello stesso tempo mi aiuta, però stacco, mi riposo e poi riprendo di nuovo a scolpire. Spero che questa mostra possa piacere e che il tuo lavoro venga premiato dal pubblico del Sacro Naturio. Quello che mi auguro io, perché ripeto, non devo essere io a giudicarmi, sono gli altri che mi giudicano. Grazie. Grazie a voi.